Amici di Assi Sportivo, siamo qui in compagnia di coach Daniel per mio di questa partita alquanto accesa e tesa, arbitraggio contestatissimo, risultato giusto secondo lei? Sì, risultato che specchia quello che è la partita, perché stasera non abbiamo giocato al meglio. Bisogna dare atto che i nostri avversari hanno fatto un'ottima partita e hanno vinto con merito. Per l'arbitraggio abbiamo poco da dire, perché purtroppo gli errori ci sono e molte volte anche macroscopici, però bisogna sopportare anche quelli e cercare di andare avanti. Fabio Di Napoli, gamba rota, molti pugni messi a segno, ma che non hanno comunque contribuito alla, che hanno contribuito all'andamento del match, ma che non hanno portato la vittoria della squadra. No, la squadra non è formata solo da questi due elementi, la squadra è formata da 10 elementi e noi vinciamo quando tutti e 10 sono capaci a mettere in carniere i buoni punti. Abbiamo subito un attimino sotto canestro perché i nostri lunghi si sono caricati molto di falli e diciamo la partita è stata giocata un pochettino più lì sotto e quindi abbiamo subito un po' di più i nostri avversari da questo punto. I ragazzi devono anche capire che devono cercare di trovare delle soluzioni più semplici dove tutti quanti devono essere messi in gioco. Questo è l'obiettivo in cui ultimamente ci siamo dati, perché le ultime sconfitte insomma, hanno denotato un attimino delle individualità che alla fine si vanno bene, però il gioco di squadra è quello fondamentale che ti fa vincere le partite. Campionato a scacchi, potremmo definirlo quello della cestistica Barletta, quanto è grande a questo punto la speranza di raggiungere i piani più alti della classifica? Beh, il nostro obiettivo è quello di salvarci quanto prima possibile. Naturalmente ci sono gli avversari, quindi devi combattere anche contro gli avversari e quelli di stasera è una signora squadra che sta all'ottavo nono posto, formata anche da gente che gioca o ha giocato a livelli superiori della C1 e stasera l'ha dimostrato interamente. Il nostro obiettivo fino alla fine sarà quello di lottare per portare i due punti, per cercare di toglierci immediatamente da questa situazione. Quindi rimane lo stesso e prima arriviamo meglio è, insomma. Il vostro prossimo sfidante sarà la città di Airola, comunque una squadra impegnativa, una gara impegnativa, come l'affronterete? Sì, sarà un'altra battaglia. Loro oggi hanno perso a Salerno e questo sta a dimostrare che il Salerno, che è ultimo in classifica, però c'è anche il Salerno, un'ottima squadra, noi ci abbiamo giocato giovedì, abbiamo perso e quindi il significato di questo campionato è che non ci sono squadre cuscinetto, tutti possono giocare contro di tutti. L'obiettivo fondamentale è quello di mantenere la testa sulle spalle e di lavorare in maniera molto forte a livello difensivo, perché la nostra caratteristica è contraddistinta da questa. Quando ci riusciamo a portare i due punti a casa. Stasera ci siamo riusciti un po' meno. Va bene, allora ringraziamo coach Daniel, alla prossima. Amici di Assi Sportivo, siamo qui al Pallaborgio in compagnia di Mascio Arturo, coach del Venafro, a termine di questa partita accesa e alquanto contestata dai tifosi anche barlettani. Comunque il Venafro è uscito vincitore di questa partita. Quanto è stata importante questa vittoria? Fondamentale, noi venivamo da tre sconfitte brutte, due con le prime due in classifica, però giocando veramente un brutto basket. Ho chiesto alla mia squadra di tornare a giocare il basket che può fare, per 35 minuti obiettivamente l'abbiamo fatto, andando sopra anche di 25 punti. Poi loro giustamente hanno alzato l'aggressività, ci sono stati una marea di fischi e noi ci siamo fatti retire da quel clima insomma, più di battaglia che di pallacanestro, però siamo molto contenti del fatto che siamo usciti da un brutto tunnel. Domenica abbiamo fatto 48 punti in casa, oggi ne abbiamo fatti 79 in trasferta. Colombo, Ambroso, giocatori che hanno fatto numerosi punti, ottima percentuale soprattutto dal tiro da tre, un commento sulla prestazione di questi giocatori? Allora, Colombo è un giocatore che in post basso sostanzialmente ha fatto bene con quasi tutti i lunghi di questo girone, dipende molto dalle percentuali di tiri liberi. Stasera ha iniziato con 3 su 4 e io ho capito che questa sarebbe stata la sua giornata, perché quando attacca sa di poter subire canestro e di poter segnare il tiro libero, si sente più tranquillo e è un 5 fondamentale nelle nostre rotazioni. Francesco veniva da 3 settimane in cui non era semplicemente Francesco Ambroso, stasera abbiamo rivisto Francesco Ambroso, io non mi meraviglio. C'è un po' di rimpianto per non aver fatto magari più punti in certi momenti della partita, comunque è più grande la serenità di portare a casa una vittoria importante a questo punto. Noi dovevamo vincere e ribaltare il -3 dell'andata dopo i supplementari, lo abbiamo fatto. Certo,
non mi sono piaciuti tutti i 5 minuti, qualche cosa è successo tra i ragazzi che, ripeto, erano troppo nervosi perché venivamo da 3 sconfitte, c'era un poco di pressione, del resto anche Barletta ne aveva, loro avevano fatto una grandissima rimonta a casa nostra, oggi completare la rimonta almeno 25 obiettivamente era impensabile, quindi siamo molto contenti, ora abbiamo 2 partite in casa di fila e dobbiamo dimostrare che oggi dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo visto oggi. A questo punto del campionato quanto è concretizzabile l'ambizione di raggiungere comunque i piani più alti della classifica? Il nostro obiettivo stagionale di inizio anno, il nostro quarto anno di C1, è quello di raggiungere i playoff, possibilmente non con l'ultima posizione, non col nono posto. Oggi mi pare siamo di nuovo ottavi, perché Mola ha perso a Vasto, ma quelle davanti a noi hanno perso, però hanno vinto tante squadre che stavano giù. Ai playoff ci vogliono andare tutti, secondo me ci può ancora pensare anche Barletta. Noi dobbiamo essere bravi ora a difendere il fattore campo, abbiamo 5 partite in casa, e fare qualche colpo in trasferta come oggi. Dipende molto da come la mia squadra gioca serena. Se giochiamo sereni noi siamo quelli del più 25. Prossima partita, l'ho già accennato prima, il Monopoli, una squadra che è quart'ultima in classifica, l'affronterete con meno preoccupazioni del solito, con meno difficoltà rispetto alle altre partite? Meglio di no, perché altre volte eravamo troppo sereni, poi sono uscite brutte partite, noi abbiamo fatto veramente delle partitone, con, per esempio le prime 4 del campionato vincendo a casa nostra e poi siamo andati a far ridere in trasferta. Noi la tensione questa settimana la terremo alta, perché buttare nel cestino, mettiamola così, la vittoria di oggi perdendo in casa con Monopoli sarebbe delittuoso, quindi dobbiamo battere Monopoli e poi vedere nelle ultime 8 partite di concretizzare una griglia di playoff che è ancora possibile come ottavo, settimo posto. Ringraziamo Coach Mascio, dal Pallaborgio è tutto, grazie.